Maria Vittoria viene ceduta all'Accademia delle Scienze che attualmente è partita da Torino l'iniziativa Bibliotour Piemonte, ideata per promuovere turisticamente beni culturali che sono noti soprattutto per i loro contenuti e non per l'attrattiva estetica o la loro storia. Il Bibliotour è iniziato venerdì 18 novembre con la Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte Giuseppe Grosso a Palazzo Cisterna, sede della città metropolitana, e con la Biblioteca dell'Accademia delle Scienze. Due occasioni per importanti scoperte. Dimensione visiva significa ad esempio vedere delle lettere di protagonisti del Risorgimento, da Cavour, ma anche dell'Ottocento piemontese come Don Bosco. Non solo, ma anche protagonisti della storia letteraria del Novecento, non soltanto a livello piemontese. Non bisogna dimenticare che la biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte ospita al suo interno una raccolta come quella di Marino Parenti, che supera di gran lunga le dimensioni territoriali piemontesi e addirittura italiane nella sua natura di biblioteca specializzata e anche archivio specializzato in documenti dell'Ottocento, soprattutto l'Ottocento letterario. In questo senso vale la pena di impegnarsi nel renderle note, nel renderle visibili a tutti, compresi con le dovute cautele i cosiddetti fototipi di Luigi Sacchi, che sono uno dei fiori all'occhiello della biblioteca. Si tratta in realtà di incunaboli fotografici, di fotografie fatte quando la fotografia ancora stava, diciamo, per nascere, quindi sono prove. Queste sono le sfide del futuro, se vogliamo che la biblioteca si incardini in un sistema generale e non finisca con essere considerata soltanto una biblioteca di studio. Questo soltanto, a mio avviso, è un soltanto pieno di rimpianto, nel senso che è giusto e necessario che sia così, che queste biblioteche siano biblioteche di studio, ma il mondo sta andando in direzioni che non sono più quelle di 20, 30 o addirittura 40 anni fa, e allora dobbiamo vedere un po' le cose con un occhio allargato e magari faremo anche delle scoperte nuove proprio in questo senso. Il Piemonte è stata una delle regioni più importanti per lo sviluppo tecnologico e scientifico della nostra nazione, e quindi noi conserviamo veramente la testimonianza di questo progredire del sapere italiano, e lo conserviamo in maniera sempre più aperta attraverso la diffusione con canali tipo la digitalizzazione, attraverso un nuovo catalogo sia per l'archivio che per la biblioteca, e anche adesso con la nuova apertura della biblioteca al pubblico. Al pubblico, anche al pubblico dei bambini, immagina il loro stupore nella sala dei mappamondi. Sì, per i bambini abbiamo ideato dei percorsi di avvicinamento alla storia della scienza, grandi scienziati da Lagrange a Plana, da Bonelli ad Allioni, che li avvicinano a questi grandi personaggi del Piemonte e dell'Italia e gli fanno conoscere il metro piuttosto che come costruirsi il loro erbario. La seconda tappa del Bibliotour, venerdì 25 novembre, toccherà la Biblioteca Reale e la Biblioteca dell'Accademia Albertina di Belle Arti. L'ingresso è gratuito su prenotazione. L'iniziativa è della Regione Piemonte in collaborazione con la Città Metropolitana, l'ATL Turismo Torino e Provincia e l'Associazione Torino Città Capitale Europea. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero verde 800 329 329 o scrivere a bibliotour@regione.piemonte.it.